debito del servo condonato era grandissimo, eppure il padrone gli perdona tutto. Questo servo però non impara la lezione e invece di usare la stessa misericordia verso suo fratello diventa duro e intransigente, non perdonando il debito di poco valore del suo compagno. Non ci suona conosciutissima questa parabola? Dio, infinitamente buono, perdona il nostro peccato e lo fa perché ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi. Siamo salvati attraverso la grazia di Dio. L'uomo perdonato, purtroppo, non ha la voglia e la magnanimità di cuore per perdonare a sua volta. Si crede più importante di Dio e diventa intransigente verso il fratello. Cosa possiamo imparare noi da questa parabola? Dobbiamo assolutamente perdonare gli altri se vogliamo essere perdonati. La fonte del nostro perdono deve essere sempre il perdono di Dio verso i nostri errori. Non è la mia bontà che perdona l'altro, ma il fatto di sentirsi perdonati che sveglia in noi la misericordia e la comprensione verso gli altri. Riesci a perdonare gli altri con facilità? Sei stato perdonato da qualcuno? E che cosa ha suscitato in te questo perdono? Che propositi di vita potresti prendere meditando sulla parabola del Vangelo di oggi?